Un grosso masso è precipitato sulla statale provinciale 43, lungo la strada che conduce a Pietracamela. Presidente, è a rischio la viabilità e il Giro d'Italia addirittura? Allora, su quel tratto di strada, la SP43, che è l'unico collegamento per Pietracamela, stanotte è sceso un masso insieme ad altri numerosi massi di grande e grandissima dimensione. Siamo al lavoro con le imprese per limitare il rischio imminente, quindi pulire la strada, e abbiamo monitorato tutta la notte questo tratto di strada. Anche questa mattina i tecnici della provincia e le imprese sono al lavoro per eliminare i pericoli che ancora purtroppo versano su quella strada, ma soprattutto c'è un grande dato, che considerate le condizioni della parete rocciosa che incombe su quel tratto di strada, considerate le condizioni della strada e considerato il numero di massi che è ancora in bilico lungo la parete, stiamo valutando l'ipotesi di chiudere il tratto stradale ed evacuare la frazione di Pietracamela, con il danno naturalmente a chi abita in quella frazione, con il danno agli operatori economici, con il danno ancora una volta, oltre a quello che conosciamo degli impianti per il consorzio turistico di Pietracamela, ma soprattutto rischiamo, se la Regione non ci aiuterà nella risoluzione di questo grande problema, di annullare o non autorizzare la tappa di arrivo del Giro d'Italia. Dunque la Regione che deve farsi carico di istituire fondi per risolvere la problematica. Certo, la provincia è competente del tratto viario, non del versante del quale è competente la Regione. Noi nel pieno spirito di collaborazione attendiamo un'interlocuzione, sta partendo una nota, ho anche provato a chiamare il Presidente Marsiglio, che comprendo attualmente in campagna elettorale, ma attendiamo una risposta che possa essere risolutiva circa gli interventi da fare, che sicuramente saranno abbastanza costosi.